Nello scorso fine settimana c'è stata la prima edizione di un nuovo evento qui a Sararicò, Yabba Dabba Doo 4x4. Allora, com'è andata? È andata molto bene, sono state due giornate davvero interessanti. È la prima volta che sul nostro territorio viene organizzato un evento di questo tipo e ha dato la possibilità a tutti, dai grandi ai piccini, agli appassionati e anche quelli più curiosi, di vedere una manifestazione, uno spettacolo insolito, perché non è da tutti i giorni vedere dei mezzi 4x4 che affrontano, diciamo, dei percorsi proprio per giocare, come chiamano loro, ma è una passione molto particolare, molto costosa. Questi mezzi sono particolarmente elaborati, sono tutti, diciamo, customizzati per affrontare dei sentieri impervi, e avere l'opportunità di vedere una manifestazione che faccia mostrare le capacità di questi mezzi ha reso i cittadini di Sararicò molto contenti, perché hanno partecipato in grande numero e nello stesso tempo abbiamo dato la possibilità anche agli esercizi commerciali di poter lavorare, avere quindi un pochettino più di densità di turisti, chiamiamoli così, fuori porta, che tipicamente non frequentano Sararicò, hanno avuto la possibilità in due giorni di osservare questa bellissima manifestazione. C'è stato però un esposto. C'è stato però un esposto fatto dall'associazione a tutela dell'ambiente Gaia, ed è un esposto fatto affinché ci fosse chiarezza sulle autorizzazioni necessarie per fare una manifestazione di questo tipo sul lato del fiume. Noi abbiamo assolutamente recepito questo tipo di esposto, questa segnalazione, come un'efficienza da parte della Lega Ambiente, perché è giusto anche che ci sia sempre un occhio di riguardo su quello che può essere il nostro territorio. Di conseguenza, fra le nostre prerogative però c'è proprio quella, la tutela, la salvaguardia del territorio, non soltanto nel precedente quinquennio ma anche nell'attuale amministrazione, quindi c'è molta sensibilità, e questo è stato fin dall'inizio, fin in principio, da quando abbiamo iniziato a organizzare l'evento, scegliendo un interlocutore serio e affidabile come l'associazione Genova Fuoristrada 4x4, che pensi nasce nel 1972, vanta moltissimi iscritti e molti volontari che cooperano con l'associazione, e questo ci ha reso possibile riuscire a fare un intervento sull'alveo che al completamento dei tre giorni lo rendesse ancora più pulito e pronto poi per quelle che sono le stagioni brutte, quelle invernali, dove ci aspettiamo che può esserci, come è successo in nefasti autunni, magari uno straripamento degli argini. Argini e letto del fiume che, come potete vedere, ma ci sarà poi manifestazione e tempo di mostrare quanto è stato realizzato, è avvenuto in assoluta sicurezza e a tutela appunto dello stesso alveo.